importante questo nella zona est della città. Rimarrete qui fino alla fine settimana e anche lunedì, se sì, ce ne dovesse essere bisogno. Siamo operativi da questa mattina alle 8 e rimarremo qui fino alle 18 e poi per venerdì, sabato, domenica. Se l'affluenza sarà un'affluenza importante, rimarremo aperti anche nella giornata di lunedì. Ecco, facciamo un po' il punto come stanno andando, da quello che avete visto, insomma, com'è la situazione. Abbiamo avuto un afflusso di macchine abbastanza importante questa mattina presto. Adesso ovviamente che è andato a regime anche il sistema informatico con i tecnici del comune che occupano i primi gazebo, e sta scorrendo, quindi come si può vedere la fila incomincia ad essere abbastanza fluida. Ecco, ci sono diverse postazioni, le sto mostrando. E quanti operatori stanno lavorando, Marco? Allora, abbiamo degli operatori, come dicevo, del comune, abbiamo quindi due operatori del comune alla stazione, e poi abbiamo operatori del comune, sì, prego. Abbiamo operatori del comune per la parte del prelievo, medici, quindi nelle giornate di oggi avremo 8 medici. Inoltre abbiamo i ragazzi che sono i studenti in scienze infermieristiche che sono di supporto al personale sanitario. Ecco, non si scende dalla macchina, quindi no. Le persone quindi rimangono in macchina. Cosa chiedono le persone? Che domande? Guardi, quali sono le domande più comuni che stanno facendo? La domanda più comune soprattutto è sull'esito, anche giustamente. Quindi vogliono sapere come fare poi per sapere l'esito. Noi spieghiamo che l'esito, nel caso di positività, entro questa sera poi saranno contattati dall'ASL e quindi gli verrà detto di fare il tampone molecolare. Questo altrimenti, per quanto riguarda il risultato, che però con un test rapido si vede con pochi minuti, no? Sì, dai 10-15 minuti, perché c'è la striscia che reagisce con reagente, quindi però l'utente va via, sfila. Quindi poi nel caso di positività, ecco, viene contattato, altrimenti non viene contattato. Perché uno ha paura, deve tornare a casa l'utente fino a quando sì, non è contattato o meno. Quindi se non si viene contattati uno può essere tra virgolette libero, diciamo sì, così. Sì, perché l'esito sicuramente è negativo del tampone. Oh, se io vengo qua senza nessuna carta, passami questo termine, con me, posso fare lo stesso il tampone? Sì, l'inserimento del codice fiscale bisogna ricordarselo, perché serve il codice fiscale, lo richiede il gestionale, diciamo, il programma della ASL, quindi del inserimento. Voi siete dotati di dispositivi sufficienti, immagino, per sì, andare avanti? Sì, abbiamo dei dispositivi nostri, in più ci sono quelli del comune che sono stati portati questa mattina dai tecnici del comune. Raccomandazioni da fare entro la domenica e anche il lunedì a questo punto? Secondo noi voi, invitiamo tutti i cittadini a recarsi presso i punti, perché lo screening è una cosa fondamentale, quindi invitiamo tutti a essere numerosi. Noi siamo qui, quindi siamo aperti e consentiamo anche, abbiamo una pista dedicata ai disabili, questa mattina è venuta un'associazione di ragazzi disabili e quindi hanno una pista dedicata e scorre velocemente, quindi invitiamo tutti, anche anziani, a venire, anche chi non qui, anche sugli altri drive-in messi su dal comune, e fare questa importante analisi, questo tampone.